Officina e concessionaria Euromoto. Il Tuareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere. Centro Revisioni Florio Calandra. Il programma è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra. Officina e concessionaria Euromoto. Il Tuareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere. Buon pomeriggio, sempre in diretta dallo studio 1 di Firruci TV. Cominciamo con una nuova produzione, aspettiamo che arrivi il logo in diretta e parliamo di politica, politica facile, lo spazio che Firruci TV offre a tutti i partiti siciliani, chiaramente nazionali, per parlare, soprattutto per dare quello spazio senza nessun taglio, nessuna modifica, soprattutto perché vogliamo ascoltare i nostri politici, i loro programmi, magari le soluzioni. Abbiamo invitato tutti, ripeto tutti, destra, sinistra, centro, moderati, non abbiamo fatto nessuna distinzione né di colore né di simpatia. I primi tre partiti che hanno risposto sono state la Lega, che oggi appunto comincia con noi questa nuova produzione, i Fratelli d'Italia e i 5 Stelle. Ma dopo una breve presentazione, vista la prima puntata, parliamo subito con il nostro ospite, facciamo questo tu per tu, Alessandro Anello. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da tantissimi anni. Alessandro Anello è commissario provinciale Lega di Palermo. Tra l'altro Alessandro è uno dei pochissimi politici, se non l'unico, non lo posso dire, che comunque da quando ha questa attività, diciamo che poi è una passione perché lui lo fa davvero per passione, è sempre rimasto sulla stessa linea. Alessandro, racconta un po' il tuo percorso politico. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Sono sempre rimasto nella cornice del centrodestra. Ho iniziato la mia attività politica in Forza Italia nel lontanissimo 1996. Nel 97 sono stato eletto in circoscrizione. All'ottava? Nell'ottava, facendo poi il vicepresidente. Poi ho fatto il consigliere provinciale nel 2003. Poi ho fatto il consigliere comunale nel 2007, poi ho fatto l'assessore al comune di Palermo fino al 2010, poi ho fatto per un anno l'assessore in provincia fino al 2012, poi ho fatto di nuovo il consigliere comunale eletto sempre nelle liste dell'allora PDL, Popolo della Libertà. Sempre moderati, cioè l'area moderata di Berlusconi, Forza Italia, PDL. Fino al 2017, che sono stato rieletto invece in una lista civica, per poi approdare un anno e mezzo fa alla Lega. Perfetto, parliamo subito di Lega. Lega che è sempre stata super contestato, comunque giudicata, perché troppo nordista e poco sudista. Invece oggi mi sembra sia diventato un partito normale. Oggi possiamo dire a gran voce che non è più la Lega Nord di un tempo. Oggi abbiamo un partito nazionale che è il primo partito d'Italia, intanto specifichiamolo,
ed è un partito che vuole radicarsi e strutturarsi in tutto il territorio nazionale. Prova ne è la mia nomina a commissario provinciale, insieme a tante altre nomine fatte da classe dirigente siciliana che vuole lavorare per l'identità siciliana e per i siciliani, non certamente per con gente che viene dal nord e tanto osteggiata così come in tanti vorrebbero far credere. Noi vogliamo, anzi al contrario, strutturare la Lega in Sicilia e farlo con classe dirigente siciliana che vuole lavorare per la Sicilia e per i siciliani. Tra l'altro polemiche, ma subito smorzate dal Presidente della Regione quando è stato designato assessore regionale Alberto Samonà della Lega, tante polemiche, poi alla fine Alessandro comunque, a parte che Alberto Samonà è un palermitano, è un'identità precisa e comunque degli accordi politici che sono stati rispettati. Più che rispettati, Alberto è un amico mio e sta facendo un gran direttore bel lavoro. Direttore di Fiorucci, ti devo dire. Lo è stato anche. È una persona che sta lavorando sodo, sta dando dimostrazione di come tutte le voci che c'erano in giro sia sulla Lega che sul suo conto erano soltanto voci strumentali per contrastare un partito che invece si sta radicando e bene qui in Sicilia, e sono convinto che di qui in avanti continuerà con il lavoro che sta facendo, che diciamo principalmente dà spazio proprio all'identità siciliana. Entriamo nell'argomento Lega, nell'argomento opposizione, parliamo di un argomento tantissimo caro a noi palermitani, la ZTL da sospendere, soprattutto, ecco, aggiungiamo noi questo. Annoso problema, devo dire annoso, e purtroppo devo ribadire quello che dico da tempo e che soprattutto ho manifestato in questi giorni. Lasciare questo provvedimento in piedi da parte del sindaco di Palermo Leruca Orlando e dell'assessore al traffico Giusto Catania è un errore madornale, è una follia vera e propria, in considerazione del fatto che oggi, soprattutto alla luce del nuovo DPCM e alla luce di quello che sono i vincoli del DPCM stesso, mi riferisco per esempio al 50% dell'utilizzo dei posti sui mezzi pubblici, piuttosto che all'invito espresso che è stato fatto ad utilizzare il mezzo privato per evitare assembramenti e per evitare che le persone possano entrare in contatto così come succede normalmente nei mezzi pubblici, mi sembra una follia. E vessare il cittadino palermitano che per entrare in centro storico e nel perimetro della ZTL deve pagare il pass. Questa è una follia, e oltre ad essere una follia per il cittadino palermitano e per diciamo la gente che vuole entrare in centro storico, è anche il definitivo colpo del KO che si può dare alle attività produttive che ci sono in centro storico. Tra l'altro lo ZTL, tra l'altro discutibilissima per tantissimi motivi, perché penso da cittadino che prima di fare la ZTL dovremmo avere anche dei servizi base che non abbiamo. Assolutamente sì. Per esempio? Per esempio i parcheggi. Per esempio aspettiamo ancora questo benedetto parcheggio che era la panacea di tutti i problemi quando è stato lanciato il provvedimento della ZTL all'assessore Catania alla stazione centrale, che ancora nemmeno è entrato in funzione e che aspettiamo da anni. Così come l'aumento dei mezzi pubblici che non c'è stato, così come tante altre cose che potevano aiutare sia le attività commerciali che le persone che volevano entrare in centro storico, sostanzialmente non è stato portato avanti, ed è anche per questa ragione che riteniamo assolutamente folle continuare a mantenere questo provvedimento in piedi, che peraltro voglio precisare è un provvedimento provvisorio, perché è competenza del Consiglio Comunale approvarlo definitivamente, e visto e considerato che c'è un piano generale del traffico urbano che ogni due anni va riapprovato e che non è stato approvato dal 2014, e quindi si può dire che è sostanzialmente scaduto, non si può ipotizzare che
finito il periodo provvisorio, il provvedimento della ZTL possa restare in piedi senza passare al Consiglio Comunale. Tra l'altro, perché spesso si scavalca il Consiglio Comunale? Semplice, l'ho già detto in occasione dell'intervento che ho fatto quando abbiamo fatto la mozione di sfiducia al sindaco di Palermo, Leluca Orlando. Mentre nella prima consiliatura il sindaco di Palermo poteva contare su una maggioranza inossidabile perché aveva soltanto un partito che era il suo partito, con la sua maggioranza e i suoi consiglieri, in questa seconda consiliatura non è assolutamente così. Non c'è un vero e proprio, intanto non c'è un vero e proprio programma e si naviga a vista. E poi c'è una maggioranza che è solo sulla carta. Nasce con 24 consiglieri, oggi si è ridotta appena a 21 consiglieri, non sappiamo se sono ancora 21. È certo che sono 19 i firmatari della mozione di sfiducia, quindi obiettivamente c'è una minoranza che si è compattata sulla mozione di sfiducia e ha dimostrato di essere una minoranza per un solo voto, perché altrimenti non era più minoranza. Ma non è tanto questo, tengo a precisare che all'interno della maggioranza ci sono partiti che non sono assolutamente in sintonia e che non vanno d'accordo pressoché su nulla o quasi nulla, e quindi poi alla fine non è maggioranza. Ma perché non hanno, secondo te, sfiduciato il sindaco? È un problema, il solito problema della poltrona? Ma non mi soffermerei soltanto sul solito problema della poltrona. In realtà io ho invitato i consiglieri di maggioranza a fare una riflessione, perché significava evitare per l'amministrazione comunale e per la città di Palermo 18 mesi di agonia. Evidentemente hanno deciso di continuare convinti del fatto che forse ci può essere un sussulto d'orgoglio e magari ci può essere una possibilità remota che si possa compattare la maggioranza e si possa andare avanti. Io sono convinto che non si verificherà. Io sono convinto che al contrario sarà un'agonia, l'ho già dichiarato, e certamente noi del centrodestra già stiamo lavorando e stiamo lavorando sodo per iniziare a fare il programma vero per quello che può essere la città del dopo Orlando, perché nel 2022 sappiamo benissimo tutti che il sindaco Orlando non si potrà più ricandidare e quindi non avremo più un sindaco Orlando tris. Abbiamo avuto il sindaco Orlando bis dopo il 2017 e stiamo vedendo tutte le macerie che stanno venendo fuori. Prima di continuare con la ZTL, perché comunque ha, secondo il mio modesto parere, contribuito un po' a dare il corpo di grazia alla Via Roma, adesso ci torneremo, parliamo di traffico, parliamo di una tantissima discussa, sicuramente inappropriata, pista ciclabile. Cioè, la città di Palermo, che vuole diventare per forza europea, avendo ancora l'età, diciamo, del fascismo, perché Alessandro, purtroppo noi abbiamo una situazione di strade, di tantissimi servizi che dovrebbero essere la normalità, che sono purtroppo ancora arretrate. Si pensa alla pista ciclabile, che comunque ha già creato dei malumori e dei problemi seri di traffico. Lo hai detto tu, la pista ciclabile in sé per sé è una di quelle opere che è assolutamente necessaria in una città che vuole guardare avanti, in una città che vuole essere una città europea. Però non può contestualmente e contemporaneamente venir fuori da un semplice progetto raffazzonato che non ha fatto altro che produrre quello che noi abbiamo visto su via Villafranca, su via Leopardi, fino ad arrivare a Piazza Unità d'Italia. Quello non è il modello di pista ciclabile per la città di Palermo, quello non è un modello di pista ciclabile per una città europea. E contestualmente dico che non si può programmare una pista ciclabile se prima non ti confronti con quelle che sono le problematiche delle strade e del traffico. Questo non è stato fatto.
I famosi posteggi anche. Io sono dell'avviso che con queste piste ciclabili cioè l'amministrazione attiva ha fallito perché non ha né risolto i problemi dei ciclisti che obiettivamente cominciano ad essere in tanti a Palermo, però non con questa pista ciclabile certamente sono soddisfatti, né tantomeno, e anzi direi che sono assolutamente penalizzati gli automobilisti e il traffico. Ci sono ogni giorno lamentele, ci sono raccolte di firme e petizioni dei commercianti che hanno grossissimi problemi da quando ci sono le piste ciclabili concepite in questo modo. Tra l'altro ce n'è una a ridosso del semaforo di Via Vinci Paternò, che ti devo dire, l'altra volta io sono rimasto incolonnato pensando che fosse una macchina appunto, dietro, diciamo, l'attesa del semaforo verde, invece era posteggiata, perché comunque, a parte l'abitudine ultra ventennale di prendere quella strada in quella maniera, comunque è in mezzo alla strada. Cioè, la cosa secondo me più grave è il fatto che si è forzato a fare qualcosa che è al limite, penso, anche di un problema stradale di sicurezza. Sì, c'è un problema di sicurezza stradale, c'è un problema di intralcio del traffico se tu realizzi dei parcheggi su strisce blu di fianco alla pista ciclabile, e soprattutto per sicurezza immagini una persona con la macchina parcheggiata che scende dallo sportello di destra e blocca tutto il traffico. Per capirci, questa è una delle tantissime chiare lamentele che sono arrivate a me e a tutti quanti. Non hanno un colore politico, e questo io te lo dico da cittadino a partito e a politico. Cioè, non sono delle lamentele perché tu sei l'opposizione in questo caso del comune, perché oggettivamente sono delle cose un po' superate. Sì, sono lamentele bipartisan che sono arrivate da tutta la città, perché sono state concepite male, è inutile dirlo. È inutile dire che quando tu ti muovi senza avere programmazione e hai un piano generale del traffico urbano che è scaduto e che non arriva in consiglio comunale, quando hai un PUMS, così chiamato piano urbano della mobilità sostenibile, che non è stato approvato in aula e che non è mai arrivato, è chiaro che poi alla fine sei in assenza di programmazione, quindi il singolo progetto della singola pista ciclabile diventa una forzatura e viene chiaramente bocciata dalla città. Ma invece torniamo a parlare di Via Roma. Purtroppo oggi, tra qualche giorno, chiuderà, speriamo si riesca speriamo a salvare di no. In extremis un colosso che purtroppo porterà vittime, non chiaramente vittime fisicamente, ma un po' di disoccupazione. Parliamo della Rinascente. Perché una città come Palermo, una regione come la Sicilia, non riesce a tenersi anche questo colosso? Ma la vicenda Rinascente è una vicenda assolutamente triste. Io mi auguro realmente che possa trovare una soluzione e il 31 ottobre non andranno a casa i dipendenti della Rinascente. Lì c'è un problema, è una diatriba che nasce tra la società Rinascente e la proprietà dell'intero stabile di Via Roma. Di contro una cosa è certa, l'amministrazione comunale, vuoi perché c'è stato un problema con la ZTL, vuoi perché ci sono state flessioni sulle vendite su tutta la Via Roma, appunto proprio per via del fatto che tutte le attività produttive della Via Roma sono state penalizzate, hanno subito una forte flessione delle vendite, e di conseguenza, se non hai una riduzione del costo dell'affitto, la Rinascente ha fatto chiaramente spallucce e va via. Allora io mi auguro che questo possa essere risolto, e quindi che la riduzione dell'affitto da parte della proprietà ci possa essere e che la Rinascente possa andare avanti, perché significa salvare una serie di posti di lavoro, e in questo momento è necessario cercare di fare l'impossibile per salvare posti di lavoro.
Noi abbiamo fatto pure come consiglio comunale, quando c'è stato il sit-in dei dipendenti, un atto di presenza forte, perché anche lì è stato bipartisan, perché in questo caso non ci sono colori politici che tengono. È ovvio che dobbiamo fare di tutto e di più per salvare i posti di lavoro, e quindi abbiamo dato la nostra presenza e testimonianza di come, se ci sarà qualcosa da fare, io sono convinto che l'intero Consiglio Comunale si adopererà per farlo. Però attualmente io mi auguro che questa è una vicenda che non riguarda noi, che riguarda le due società, possano arrivare ad un accordo. Speriamo, perché diciamo, appunto, a parte il colore politico, è una realtà che deve rimanere aperta, quasi 300 famiglie, più chiaramente un indotto, perché ricordiamo pure che ci sono due locali in terrazzo, e comunque diciamo, è forse l'unica luce di questa via Roma, che ormai pure le banche sono andate via, Alessandro. È un motivo di riflessione, oltre ai tantissimi negozi. Lì la riflessione vera che va fatta è come possiamo rivalutare e come possiamo dare risposte concrete alla rinascita di via Roma, o quantomeno, più che alla rinascita, alla possibilità di chi vuole ritornare ad aprire in via Roma lo possa fare. Le possibilità nei fatti le abbiamo proposte. Io ero vicepresidente della Commissione Attività Produttive già nella scorsa consiliatura, e quando è nata la ipotesi di portare in aula una delibera modificando l'articolo 5, perché così ormai volgarmente è conosciuta, dando quindi la possibilità ai negozi di media struttura di poter aprire, l'abbiamo portata avanti come minoranza, ma la maggioranza allora non fu d'accordo. È finita la consiliatura, in continuità amministrativa oggi possiamo dire, a distanza di 2 anni quasi e mezzo, l'amministrazione del sindaco di Palermo Orlando continua a non portare in aula e a non volere portare in aula come amministrazione attiva questa benedetta modifica, tanto peraltro richiesta dalle associazioni di categoria. Noi abbiamo avuto Patrizia Di Dio, che io ho avuto la possibilità di contattare più volte, che è venuta in audizione in commissione proprio a chiedere espressamente: può essere uno strumento per rilanciare la via Roma? Rilanciamola. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità in commissione. Diciamo, il parere che è venuto fuori è stato un parere favorevole. Il sottoscritto ha fortemente voluto in conferenza di capigruppo, e ha spinto per avere questa delibera in aula, perché significherebbe dare una risposta concreta, così come significherebbe dare una risposta concreta a sospendere la ZTL. Bene, se l'amministrazione attiva tutte queste cose non le fa, noi abbiamo certezza che la via Roma andrà sempre peggio. Ma perché? C'è un, non so, una certa antipatia, oppure proprio perché magari un'idea dell'opposizione è più utile, ma siccome per partito preso non si va verso la strada giusta, che poi è quella che in teoria la politica dovrebbe fare, che è quella di agevolare o comunque aiutare il cittadino? Ma ti devo dire sinceramente, sulla ZTL il provvedimento è frutto, secondo me, dell'ostinazione dell'assessore Catania e del sindaco Orlando, che lo ha assolutamente fatto proprio il provvedimento, e ha detto che è il provvedimento di Catania e il provvedimento di Orlando. E continuiamo a non capire le motivazioni per cui ancora non lo sospende. Sul fronte della modifica dell'articolo 5 c'erano e ci sono stati diversi pareri tecnici degli uffici, che in qualche modo hanno creato delle difficoltà. Però tu mi insegni, la politica esiste anche per superare le difficoltà. No, esiste. E quindi, dovrebbe. E quindi io sono dell'avviso che mettendosi di buzzo buono certamente si supererebbero le difficoltà, e certamente potremmo dare delle risposte concrete a chi vuole venire ad aprire. C'è chi voleva, nel 2016 c'era chi voleva venire a investire sulla via Roma facendo delle aperture di media struttura.
per via del fatto che non c'era questa benedetta modifica dell'articolo 5, con le medie strutture non si poteva aprire e siamo rimasti con la via di Roma completamente vuota. Quindi articolo 5, la via Roma mi sembra destinata a chiudere in tutto, perché è proprio triste se uno la percorre magari con la Vespa, con la moto, invece con la macchina, vedere tantissime saracinesche, anche storiche, chiuse. Praticamente c'è una media di un negozio aperto, cioè di una saracinesca aperta, 5-6 chiuse. Cioè, cerchiamo di trovare una soluzione. Allora, ti devo dire, noi come commissione abbiamo già iniziato un'attività di interlocuzione sia con i commercianti, quei pochi che sono rimasti, sia con i titolari dei magazzini. Abbiamo oggi, per esempio, in commissione congiunta abbiamo ascoltato la prima circoscrizione con i consigli di circoscrizione per ascoltare le proposte, perché è nostro interesse come commissione cercare di capire quali possono essere risposte concrete e soluzioni da poter offrire ai commercianti, alle attività produttive, per poter fare in modo che la via Roma possa in qualche modo rinascere. E questo percorso lo abbiamo avviato con la commissione. Io mi auguro che qualche risposta possa arrivare non appena ascoltati tutti presenteremo all'amministrazione attiva le possibilità di soluzione. Prima di andare in pubblicità e a fare appunto lo stacco obbligatorio anche per noi, per cercare di andare avanti anche con questo progettone, non progetto Firruci, ti chiedo, attività produttiva allo stremo, qua parliamo chiaramente in generale, ci siamo soffermati a parlare di via Roma, magari c'è una via Macqueda che vive, e poi c'è questa nuova Rambla che ancora non prende il giusto via, cioè il via, perché comunque i lavori sono ancora non terminati. Questa via Emilia Mari, come la vedi? E allora, a lavori finiti, secondo me può essere realmente, soprattutto se pedonalizzata, una strada che il palermitano e il turista potrà apprezzare tantissimo. Non dimentichiamoci che chi arriva e chi scende dalla nave da crociera esce dal porto e ha la via Emerico Amari davanti. Una via Emerico Amari pedonale che arriva fino a Piazza Politeama non può essere che una grande e bella via d'ingresso per il turista che arriva a Palermo. È inutile dire e stare a guardare i ritardi, le complicazioni che ci sono state e che ci sono tuttora per il completamento di questi lavori. Io dico, mi auguro che possano finire prima possibile. Io mi auguro che possiamo arrivare a vedere e a poter scrivere la parola fine a questi lavori che sembrano infiniti. Finiti questi lavori, sono certo che sulla via Emerico Amari si potrà fare tantissimo. Tra l'altro, finalmente si stanno aprendo piano piano anche le stazioni della metropolitana, quindi magari si potrebbe anche modificare e sistemare questa viabilità nel centro, quindi magari attivando di più quella di via Dante e quella del Politeama, che secondo me sarà, spero, finalmente, dico, per noi diventano traguardi esasperati quando nelle città normali le fermate della metropolitana sono da iosa. Sono d'accordo con te, io mi auguro che per la parola fine lì, secondo me, la metteremo decisamente più avanti. Non ci sarà più il sindaco Orlando quando, continuando soprattutto di questo passo, quando potremo vedere le stazioni della metropolitana finite. Io ricordo uno dei suoi assessori che aveva dettato una tabella di marcia venendo in commissione da noi, che si doveva concludere già da almeno un anno e mezzo. Vabbè, quindi evitiamo di dettare tempi o di dire delle cose che poi non si realizzeranno assolutamente. Io posso dirti che noi come centrodestra certamente lavoreremo per fare un programma che possa invece dettare i tempi, che possa avere delle linee chiare e che dal 2022 in poi possa dare certezze ai palermitani. Perfetto, andiamo in
pubblicità e poi Alessandro Anello della Lega, il commissario provinciale di Palermo, comincerà a parlare del programma della Lega con l'eventuale appunto coalizione che porteranno alle elezioni che saranno tra quasi 2 anni, giusto Alessandro? 18 mesi. 18 mesi. Pubblicità. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Rientriamo sempre in diretta dallo studio 1 di Firruji TV, nuovo spazio, la nuova trasmissione politica facile, che in teoria dovrebbe essere un po' per tutti, ma non lo è Alessandro. Questo nome ti piace? Non è male. Programmare il futuro con una coalizione di centrodestra. Parliamo di elezioni comunali 2022, a meno che qualche altra mozione di sfiducia possa un po' anticipare i tempi, Non si ma possono più non si anticipare. La possono più, mozione è una di sola. sfiducia si può Vabbè, ma prendere sai, molto siccome dopo. cambiamo un po' di leggi, No, si cambiano. dovremmo sperare che il sindaco possa realmente dire stacco la Mi sono spina che forse è meglio. stancato. Stacco la spina che forse è meglio. Sindaco Orlando, tra l'altro il professore, ecco, detto il professore, terza, quarta volta che fa il sindaco a Palermo, io mi ricordo che quando ero piccolino lui creò un partito a rete e da lì praticamente non si è mai fermato, a parte diciamo, i 12 anni di Forza Italia e PDL. Come fa a salire sempre come sindaco? Perché ci vuole, Vabbè, eh? Perché poi per alla ogni fine dico, non è uno che ha fatto tantissimissimo palermitani, però riesce sempre. Allora, per ogni consiliatura c'è sempre stata una storia. È indiscusso ed è certamente giusto accertare che è stato, io dico è stato perché nel passato una serie di attività realmente le ha portate avanti e ha dimostrato di poter in qualche modo amministrare la città. Nel 97, quando io sono diventato vicepresidente di circoscrizione e lui era nella seconda consiliatura della prima stagione Orlando, sostanzialmente era in declino. E infatti nel 2001 è stato sconfitto anche male perché sostanzialmente lui 6 mesi prima delle elezioni decise di candidarsi alla regione, ha perso alla regione e poi è rimasto senza una amministrazione su Palermo perché poi ha vinto fuori il centrodestra con Forza Italia. Nel 2012, quando è ritornato a candidarsi sfruttando sostanzialmente le primarie che erano andate male tra la Borsellino e Ferrandelli e avevamo chiaramente un centrodestra che non era compatto, tant'è che c'erano 3 candidati di centrodestra, quindi è chiaro che quando il centrodestra va unito, vince. Vince e lo dimostra in tutte le competizioni elettorali in Sicilia. Ed è per questo che io auspico di poter portare avanti, intanto come commissario provinciale della Lega, un programma di centrodestra che può essere condiviso dai principali partiti. Sappiamo benissimo che a livello nazionale c'è un accordo di coalizione tra la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia,
che ha sostanzialmente portato avanti le elezioni nelle regioni della Puglia, della Campania, con la stessa diciamo, coalizione sicuramente si andrà avanti anche nelle grandi città su Roma e Napoli. Ovviamente c'è anche Palermo. Palermo è a distanza di un anno, perché a Roma e a Napoli si andrà a votare l'anno prossimo, invece a Palermo l'altro maggio del 2022. Però sono certo che partendo da questo presupposto, e quindi partendo dalla coalizione dei grandi partiti nazionali e mettendo a punto un programma chiaro, così come dicevo poc'anzi, che possa dettare tempi certi e linee programmatiche certe, avremo la possibilità di governare Palermo dal 2022 in poi. E soprattutto è importante creare anche una squadra che possa andare a governare. Vedi Carlo, la cosa disarmante che in qualche modo stiamo vivendo è che abbiamo un sindaco Orlando che ha dimostrato nella prima consiliatura, dal 2017 al 2022, di avere un buon passo, una buona marcia, ed è andato avanti. Ed è andato avanti, infatti si è ricandidato ed è riuscito a vincere di nuovo nel 2022. 12. Nel 2017. Hai ragione. Nel 2017. Non lo può fare, quindi. Nel 2017, invece, intanto la marcia Orlando non l'aveva più come nel 2012. E poi soprattutto ha una squadra di assessori che sono assolutamente inadeguati, a parte che ne ha cambiati già almeno una dozzina, e a parte che ma cambiando deve, non riescono a ne deve nominare, e dice che ne sta nominando, e un giorno va via l'assessore al bilancio, cioè, peraltro assessori che hanno deleghe importanti. Abbiamo un assessore al bilancio che aspettiamo che possa essere nominato già da mesi, in un periodo che è quello della pandemia, dove bisognerebbe attivarsi realmente. Questo con il governo di centrodestra non si può verificare. L'idea è quella di fare una squadra forte, una squadra di assessori che abbiano competenza e che possano realmente essere adeguati al ruolo. E allora dico, certamente lavoreremo per questo noi per il 2022. Non ti faccio la domanda sul possibile candidato perché a sindaco, perché ancora è presto, poi magari nelle successive puntate, appena ci sarà quasi una certezza, né? Parleremo. Voglio chiederti, 15 luglio, purtroppo la città di Palermo è caduta per l'ennesima volta in ginocchio, chiaramente sono degli eventi magari ripetibili, speriamo ripetibili, però ci dobbiamo passare un po' tutti la mano sulla coscienza per il modo in cui trattiamo le nostre città, con il modo in cui trattiamo la natura, perché secondo me questo 2020 dobbiamo per forza imparare qualcosa, perché non è scappato il morto, però vergognoso vedere quella via della regione siciliana che è diventata una diga. È colpa dei palermitani, perché fondamentalmente non rispettiamo la nostra città, però io ti faccio una domanda su una parola magica, che è la parola magica per tutti: manutenzione. Cosa è che manca in questa città? Non è possibile, con tantissimi dipendenti comunali, di partecipate, avere problemi di manutenzione. Ci dovrebbe essere l'oro in questa città. Diciamo, convengo perfettamente che il fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria è una di quelle linee programmatiche che noi certamente metteremo a punto, perché non ci si può trovare con le caditoie e con tutto quello che ne consegue otturate, che inevitabilmente creano o possono creare disagi, o addirittura quando arriva una bomba d'acqua quale quella che è arrivata creare quasi un inferno. Sono certo di una cosa: l'assenza di programmazione di questa amministrazione, cioè, l'assenza di programmazione di questa amministrazione attiva è sotto gli occhi di tutti. Quando tu sai che abbiamo un contratto di manutenzione strade e marciapiedi che ancora
nonostante per anni fosse in capo alla RAP, oggi non lo è più, fino a quando non vengono pubblicati i bandi. I bandi ancora non sono pubblicati e le strade sono piene di buchi. Ti faccio un esempio banalissimo. Io abito a Baida. Ogni giorno prendo via Bocca di Fabbro. Quando, cioè dall'indomani, dal 16 luglio, ci sono due voragini al centro della strada, e oggi al 27, 26, comunque fino a ottobre, c'è a malapena una rete che non è sicuramente di protezione, o comunque al buio non si vede che c'è una buca, e ancora non riusciamo nel 2020 ad asfaltare una strada, perché comunque non stiamo parlando di interventi dove c'è bisogno dell'ingegnere. Cioè, potremmo anche farlo, magari non esagero, un po' noi comuni mortali. No, ma la cosa drammatica è un'altra, caro Carlo. La cosa drammatica è che posso capire, ci sono difficoltà economiche. La manutenzione delle strade non la possiamo portare avanti perché non abbiamo assenza di fondi. Peggio, i fondi ci sono stati, abbiamo avuto 13 milioni di euro ogni anno per fare manutenzione strade consegnati alla RAP e non sono stati utilizzati. Sono stati utilizzati soltanto in parte, per il semplice fatto che o non c'erano le maestranze per poter intervenire, o addirittura, peggio, la situazione non è stata portata avanti per mancanza di programmazione. Allora dico una cosa, e lo avevo già dichiarato anche nella scorsa consigliatura, quindi stiamo parlando di anni fa, quando ancora il contratto di servizio in essere c'era con la RAP e i soldi alla RAP venivano consegnati. Avevo detto, anziché dare i soldi alla RAP per la manutenzione strade, visto che le maestranze vanno sempre a diminuire perché ci sono i pensionamenti e via discorrendo, esternalizziamo il servizio. Proviamo a fare dei bandi di esternalizzazione per il servizio distribuiti per circoscrizione. Siamo stati anni a dirlo. Bene, con la modifica del contratto di servizio, dopo 5 anni di discussione, finalmente ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati quest'anno, qualche mese fa, facciamo la modifica del contratto di servizio, ad oggi ancora i bandi non sono partiti. Perché? Non ci sono abbastanza dipendenti comunali? Perché ancora l'amministrazione attiva non è stata in grado di predisporre i bandi. Sì, però qua ci dobbiamo dare una smossa, perché comunque parliamo di ABC, non stiamo parlando di grandi infrastrutture. Qua parliamo proprio che anche incidenti, le buche, ci sono delle buche pazzesche. No, non solo, la cosa drammatica è che le buche creano gli incidenti poi li devi risarcire e quindi l'amministrazione comunale poi è costretta a pagare i danni delle persone che hanno gli incidenti, perché sono infortuni a tutti gli effetti che vengono fuori, e quindi poi sono altri soldi che l'amministrazione comunale deve uscire. Ma tra l'altro diciamo che una delle cose più negative di queste situazioni sono il menefreghismo, e soprattutto, consentimi Alessandro, se cominciassimo un po' a analizzare la macchina comunale e le varie società legate ad essa, comunque c'è il personale. Ecco, io preferirei non distribuire questi 13 milioni di euro non per i bandi, che chiaramente fanno sempre bene la economia, ma comunque cominciare anche a formare magari lo stesso personale e utilizzarlo con una certa cadenza, perché comunque fa parte di una macchina comunale. Cioè, cerchiamo di sfruttare... Lì dove è possibile sono di questo avviso, nel senso che dove è possibile formare il personale e impiegarlo per il tipo di servizio sono d'accordo con te. Lì dove il personale non lo puoi formare o dove è più economico andare a fare l'esternalizzazione del servizio, è meglio esternalizzare. Però tutte queste sono tutte cose che sono frutto di programmazione. Quando non programmi poi e navighi a vista, poi ti trovi in queste condizioni. Bene, l'amministrazione Orlando naviga a vista. Se vai a guardare il piano triennale delle opere pubbliche, che è il libro dove teoricamente ogni anno l'amministrazione dovrebbe scrivere le opere che vuole programmare, è sotto gli occhi di tutti,
In un anno hanno fatto soltanto tre opere per pochi spiccioli in confronto a quello che la quinta città d'Italia dovrebbe sviluppare. Parliamo di sport. Parliamo di sport. Anzi, facciamo così, prima parliamo di Covid. Intanto mi piacerebbe conoscere il tuo parere sull'ultimo, intanto su questo modo di comunicare del governo che è diventato esageratamente social. Tante parole ma pochissimi fatti, non lo dico io, non è una mia opinione ma è purtroppo la verità, soprattutto per noi partita IVA. Quindi volevo sapere intanto un tuo parere su un discorso appunto nazionale e poi questo ultimo DCPM che è un lockdown un po' bendato, anzi forse è un DCPM abbastanza beffa, perché ti dice, ti dà delle indicazioni di chiusure come orari che chiaramente sono illogiche e ti porteranno comunque a chiudere lo stesso, però senza avere nessun contributo o sostentamento da parte dello Stato, che chiaramente in questo caso è davvero latitante. Chiaramente dicendomi questo sfondi una porta aperta. È chiaro che come commissario provinciale della Lega sappiamo benissimo qual è la posizione della Lega in materia. Sappiamo benissimo come il presidente Conte già dal primo DPCM ha affrontato tutto quello che doveva affrontare in modo assolutamente sbagliato. Non ha mai voluto coinvolgere l'opposizione. Non ha mai cercato realmente il dialogo, è andato avanti e ha deciso in autonomia con la sua maggioranza di portare avanti la sua di attività. E oggi ne paghiamo le conseguenze, oggi più di ieri, perché mentre a marzo c'è stata la prima ondata e si può dire che poteva essere la prima ondata e quindi l'evento assolutamente inaspettato che ha creato tutto quello che ha creato, oggi noi lo sapevamo, che perché i virologi lo dicevano, che ottobre. Probabilmente a ottobre ci sarebbe stata la seconda ondata. E che cosa abbiamo fatto? Per quanto in Lombardia Bertolaso ha fatto insieme al presidente della regione un ospedale Covid, che poi alla fine ha completato alla fine con i privati alla fine della prima ondata di pandemia di Covid, e siamo stati criticati dicendo che avevamo sperperato denaro. Oggi quell'ospedale serve più che mai e oggi stiamo dando dimostrazione di come, se si programma e si programma per bene e si mantiene, perché possibilmente poi uno si trova assolutamente a fronteggiare in maniera diversa. E poi sostanzialmente il dato, diciamo, che è sotto gli occhi di tutti: non puoi fare un lockdown bendato senza dare gli aiuti alle partite IVA o a tutto quel settore che stai massacrando. Oggi noi, io lo dico, mi svesto da commissario provinciale della Lega e mi vesto da imprenditore nel settore del turismo. Io ho delle diciamo, tu sai benissimo, agenzie di viaggi, Viscorrenti, cioè, mi sto ritrovando sotto l'aspetto del settore privato massacrato da tutte quelle che sono, chiaramente dal periodo, ma da tutte quelle che sono le misure che non sono arrivate. Non abbiamo sfruttato nulla. C'era stato detto che per il settore del turismo, che rappresenta il 13% del PIL nazionale, sicuramente ci sarebbe stato un intervento massiccio. Non c'è stato nulla. Anzi, hanno fatto il bonus. Non c'è stato nulla. Noi oggi ci ritroviamo senza avere un aiuto realmente vero e concreto per il settore. In più dico, oggi come possiamo reggere ad una seconda ondata? È impensabile. Allora io mi auguro che oggi, martedì, così come ha detto il presidente Conte, possa uscire in Gazzetta Ufficiale quello che
è stato annunciato da lui domenica, possano essere delle misure di aiuti concreti e interventi seri per i settori colpiti. Dopodiché io sono certo che se per oggi e ieri e l'altro ieri ci sono stati dei disordini in tutta la città d'Italia, se non arriva in Gazzetta Ufficiale un aiuto concreto, i disordini diventeranno decisamente più forti e in tutta Italia completamente. Ma purtroppo con qualcuno scherzando abbiamo detto cioè, dobbiamo morire di fame o dobbiamo morire di Covid, perché poi purtroppo anche quello che abbiamo visto noi in televisione, è vero che c'è l'esagerazione, è vero che non si debba arrivare mai alla violenza, però è pure vero che la violenza psicologica che stanno trasmettendo dal governo, non dico non ce la dobbiamo nascondere, Alessandro, quindi sono fa d'accordo. Male sentire o comunque, sai, privarsi della libertà. E poi io non so perché, non sono interessato dal punto di vista personale, ma faccio parte dell'indotto, perché questo accanimento nei confronti delle pizzerie, dei ristoranti, di tutto quello che è food, delle palestre, dello sport, che comunque sono stati, tra virgolette, obbligati a seguire delle norme che hanno quasi tutti rispettato. Quindi non puoi tu prima dare delle norme, fai anche spendere dei soldi, perché tu immaginati che... Assolutamente. Impianti sportivi, andiamo diciamo, nello sport caro a noi che è il calcio giovanile, dove comunque già privi per dei motivi validi l'ingresso dei genitori e magari diciamo, un po' di libertà, però poi fai comprare il termometro, fai rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, non è quasi successo niente, perché non c'è cioè, quei pochi casi di Covid non sono arrivati tramite lo sport, comunque si sono rinviate le partite, invece adesso tagli in maniera netta prima il calcio amatoriale, poi quello che comunque non è professionistico, e adesso anche le palestre, le piscine e i ristoranti. Perché, secondo Alessandro, perché questo è proprio, tra l'altro noi in Sicilia, a Palermo in particolar modo, viviamo di ristoranti, di pizzerie, di pub e di tutto quello che è pasticceria, rosticceria. Cioè, se dovessimo fare un conteggio della percentuale, ecco, del PIL palermitano, forse un buon 40% esce da lì. Io non so in termini percentuali qual è la percentuale, però certamente posso dire che intanto sotto l'aspetto sportivo, la settimana scorsa quando Conte aveva fatto il primo DPCM, aveva dato la possibilità alle palestre e ai centri sportivi di restare aperti seguendo determinate prescrizioni, avevo fatto proprio un comunicato stampa auspicando soprattutto la possibilità che a distanza di una settimana non si chiudessero le palestre, per il semplice fatto che sono luoghi che soprattutto con le prescrizioni messe sono luoghi sicuri. Sono luoghi dove tu puoi andare a fare sport e quindi intanto facendo sport fai attività fisica e quindi ti curi a tutti gli effetti, e certamente lo fai in sicurezza, e lo avevo dichiarato ampiamente. Peraltro tutto questo che cosa ha generato? Ha generato delle aspettative. Non ci dimentichiamo che in questa settimana mi sono arrivate innumerevoli chiamate di palestre che hanno ricevuto le visite dei NAS, dei carabinieri, delle forze dell'ordine, proprio per controllare che tutto andasse secondo le prescrizioni dovute. Allora aggiungo, se fai tutto quello che ti prescrivono, se tu investi e spendi pure dei soldini per mantenere le strutture aperte, a distanza di una settimana tu non puoi dire chiudiamo in ragione di che cosa, peraltro? Questi provvedimenti schizofrenici, che le palestre no, le strutture, ma poi, ecco, di ristorazione, i bar solo fino a un certo orario, alle 18, quando l'80% apre soltanto alle 18 in poi, non hanno una spiegazione logica. Io ho assistito ad un'intervista, diciamo, del ministro Spadafora. Cioè, non stiamo parlando di una persona che fa parte della maggioranza nazionale oppure il semplice parere di un parlamentare. Stiamo parlando del ministro dello sport.
che in una trasmissione ha dichiarato che effettivamente ha il primo lui delle remore in materia. Allora, se sei un ministro e dichiari chiaramente che hai delle remore, se il sottosegretario alla salute, che è della maggioranza, ha dichiarato chiaramente di che forse stiamo creando un po' troppo di allarmismo, allora c'è qualche cosa che non quadra. Infatti, posso dire una cosa? C'è qualche cosa che non quadra. E ammiro e sto ammirando tantissimo il provvedimento della regione dell'Alto Adige, che ha deciso di, essendo regione autonoma... Ma noi non siamo pure regione autonoma. E io mi auguro infatti che il presidente Musumeci, io mi auguro che il presidente Musumeci insieme alla giunta possa arrivare a trovare una soluzione a questo problema, perché chiudere alle 18 è come dire devi chiudere lo stesso ma non ti risarcisco. Chiudere le palestre e non dare gli aiuti significa mettere il comparto non in crisi, alla morte. Non ce lo possiamo consentire, soprattutto qui in Sicilia, come dicevi giustamente tu, dove di attività di ristorazione, di catering, di bar, ce n'è davvero tantissima. Come la stupidaggine, perché è una stupidaggine, di fare matrimoni massimo 30 persone. Scusami, adesso non mi viene da ridere, ma come fai a fare un matrimonio con 30 persone, che forse sono soltanto gli impiegati che lavorano al catering? Cioè, ci sono delle cose che secondo me sono arrivate quasi al limite dell'offesa dell'intelligenza umana, perché non puoi fare gli eventi con 30 persone e non puoi, sapendo, perché io spero che il presidente Conte abbia un minimo di esperienza di vita, perché sennò mi comincia a venire qualche dubbio sulla tipologia di persona, di essere umano che è il presidente Conte, perché tu non puoi dire un ristorante che apre alle 18 di chiudere alle 18, tanto perché il 90% delle pizzerie e dei ristoranti fanno quasi sempre la cena, cioè la pizza si mangia a cena, non si mangia a pranzo di regola, cioè, in Italia, dico, poi in America no, però dico, non puoi tu dire una pizzeria chiudi alle 18, mentre la pizzeria manco apre alle 18. Ma infatti cioè, il problema è proprio questo. Siamo così stupidi perché non abbiamo ben compreso qual è la ratio secondo cui ci sono alcune strutture, alcune chiamiamole attività che possono restare aperte e altre invece no. Cioè non capiamo la ratio per cui un museo può restare aperto, un teatro no. Certo, non capiamo teatro... la ratio, non capiamo la ratio per cui un centro commerciale che si chiama Forum può restare aperto e invece un bar o un ristorante alle 18 deve chiudere. Comunque, mi rendo allora, conto che io mi auguro che, ripeto, quantomeno oggi che esce questa benedetta gazzetta ufficiale possiamo leggere realmente quali sono questi aiuti, perché se questi aiuti non ci sono io mi chiedo cosa diremo alle persone fino al 24 di novembre. E poi aggiungo anche, ci fermiamo al 24 di novembre o sarà come è successo a marzo, che avevano detto il 9 marzo c'è il primo DPCM e il 27 marzo chiudiamo e andiamo avanti perché non ci sarà più niente, invece poi dal 27 marzo ci siamo ridotti a fine maggio. Comunque, oppure succede come in estate, che improvvisamente il Covid è sparito e quindi c'è stata una sorta di via libera per tutti, perché è pure possibile che poi c'è il mese lì la soluzione vera, ed è quello che io veramente auspico e mi auguro, si chiama vaccino. Se così come dicono agli inizi di dicembre comincerà ad essere commercializzato il vaccino e realmente avremo delle risposte concrete e quindi questo vaccino funzionerà, allora forse finalmente potremo iniziare a programmare la fine della pandemia, che sicuramente ci vedrà poi tutti decisamente più sereni e decisamente più motivati. Anche se ti devo dire che non sarà mai più come prima, perché oggi mai mi rendo conto che non si fa mai un passo, due, tre passi avanti, ma se ne fa un decimo di un passetto, che vale dal punto di vista personale, che vale dal punto di vista soprattutto economico. Sai perché non sarà più tutto come prima? Non sarà più tutto come prima perché ormai la società ha scoperto
un diverso modo di interagire. Esiste lo smart working realmente, che prima non c'era. Io sono certo che di smart working possibilmente a fine pandemia comunque ci sarà una fetta di attività, di aziende, di strutture che magari decideranno di portarlo avanti. Ci vuole un po' di tempo per strutturare questa cosa, però ti devo dire che magari nel privato è un po' difficile, nel pubblico forse se cercano di digitalizzare davvero gli enti pubblici magari sì, ma nel privato ti devo dire che è una cosa un po' difficile. Chiusura, intanto ricordiamo che l'appuntamento con la Lega è il martedì, ogni martedì alle 17, quindi poi sarà un tuo compito portare o invitare qualche altro componente, giusto anche per dare lo spazio adeguato a tutti. Ti faccio l'ultima domanda. Salvini, amato, odiato dal nord al sud, est e ovest, una tua opinione soprattutto, l'hai conosciuto? Assolutamente sì, certo. cioè, che tipo di persona è? Allora, Matteo Salvini è intanto un leader che è stato capace di far salire la Lega dal 3% alla Lega di oggi, che nonostante tutto e tutto quello che si possa dire è sempre e comunque il primo partito in Italia. È stato l'unico, più che l'unico, è stato il primo leader della Lega che ha avuto l'intuizione di trasformare la Lega Nord in partito nazionale, quindi in Lega Salvini Premier. Questo è il grosso merito che sicuramente ha, e questo è il grandissimo merito che lo ha proiettato al leader nazionale. Io sono certo che è una persona su cui si stanno concentrando tantissimo per cercare, come si dice sempre, di distruggerlo, perché effettivamente è una persona che sta dimostrando che di voler fare le cose, di essere un politico concreto, di essere un politico che vuole portare avanti un programma. A me è piaciuto molto per questo. Ed è piaciuto molto perché in maniera abbastanza diciamo netta e concreta ha detto: voglio portare avanti un programma di centrodestra, un programma di centrodestra che vuole cambiare l'Italia. Tra l'altro, una cosa che mi piace a livello epidermico è che non gira attorno alle cose, ma ci va dritto e li prende, a prescindere dalla appartenenza politica, la simpatia. Comunque come essere umano è uno che non le manda a dire e che va dritto al concreto, senza girarci attorno magari come tantissimi fanno. E poi alle idee chiare risposta. Lo sta dimostrando e lo ha dimostrato quando era ministro dell'interno. Io da italiano, scusa che ti interrompo, mi sono sentito offeso quando è partito il processo nei suoi confronti mentre stava difendendo l'Italia. Ecco, questa è una cosa che un po' mi ha turbato, perché Alessandro, dico, lasciamo stare, appunto, ripeto, l'eventuale appartenenza politica, però un ministro che forse finalmente dopo tanti anni cerca di mettere delle regole, ecco, poi più o meno sbagliate, discutibili, ma cerca di mettere delle regole soprattutto per questi poveri signori, ragazzi, mogli, bambini che vengono appunto dal Nord Africa. Cioè, è andato a finire che diciamo dalla vittima al carnefice, non lo so perché. No, ma il paradosso è un altro: il paradosso è che lui, nell'esercizio delle sue funzioni, non ha fatto altro che, questo verrà dimostrato e sta venendo già fuori, non ha fatto altro che portare avanti quello che è previsto dal protocollo. Come dicevi giustamente tu, è una persona risoluta, è una persona che ha dimostrato che da ministro dell'interno è riuscito a bloccare gli sbarchi. Bloccando gli sbarchi non ha fatto cosa che dicono in tantissimi, delle cose disumane. Non ha fatto vittime, esattamente il contrario, ha ridotto le vittime che invece disgraziatamente avevamo, perché si imbarcavano in Tunisia con i gommoni e a metà strada possibilmente venivano buttati a mare. Andiamo alla sostanza del discorso. Matteo Salvini,
In questo ha dimostrato di essere un ministro dell'interno che ha voluto far rispettare le regole sono state rispettate e ha seguito il protocollo. Per questa ragione invece è stato, nonostante il PM abbia già chiesto l'archiviazione, attenzione, ma nonostante questo lui è stato rinviato a giudizio e siamo stati insieme a Catania il 3 di ottobre. Va bene, Alessandro, intanto grazie, ti rubo una promessa, visto che è una cosa fattibile, vediamo se magari in una di queste puntate riusciamo a fare un collegamento tramite Skype ci proviamo. Anche per sentirle la voce, tra l'altro lui comunque ha pure i suoi interessi politici in Sicilia, quindi magari questo spazietto potrebbe anche ci proviamo. Gradirlo, ecco, più in là ci proviamo. Grazie Alessandro. Grazie a te. Ci siamo ritrovati dopo tantissimi anni. Sempre col nostro sorriso perché ci distingue. Politica facile, la prima puntata, in questo caso dedicata alla Lega di Salvini Premier, finisce qui. Domani in diretta avremo i Fratelli d'Italia e poi giovedì i 5 Stelle. Ribadisco, abbiamo invitato tutti i partiti, c'è chi ha risposto in maniera positiva, c'è chi ha risposto in maniera negativa, c'è chi non ci ha neanche risposto, lo sottolineiamo perché già da lì secondo me si comincia a giudicare partiti, uomini e purtroppo lo staff, perché Alessandro nella vita mio padre mi ha insegnato a dire o sì o no, ma non rispondere secondo me è scortesia. Grazie, speriamo di avervi tutti per dare appunto voce, soprattutto la cosa che ci interessa è dare voce per un programma politico vero e non soltanto fatto di slogan. Grazie e a domani. Arrivederci a tutti.